Salve a tutti ragazzi, bentornati in Hearts of Iron 4, Qui-Gon. Riprendiamo la campagna dove l'abbiamo lasciata, con l'ingaggio contro i contro gli inglesi e gli alleati in generis. Allora abbiamo da sistemare questo, facciamo il trickle back. Non abbiamo ancora la possibilità di sviluppare delle nuove tecnologie atte a fare effettivamente qualcosa di importante. Non ci sono caccia nemici in zona, non stanno usando i loro caccia. Naval convoy, abbiamo affondato 3 convogli inglesi, questo è un bene. L'Iran non riesce nella maniera più assoluta a essere di supporto per noi, e questo è un grosso problema. Se riusciamo a sfondare, ad arrivare qua a pressare gli inglesi da est e da nord, potremmo avere dei successi. D'altronde qua stiamo riuscendo a schiacciarli indietro, anche se hanno portato tutte le loro armate. E che mi chiedo perché i russi non stanno partecipando. Non possono perché, perché stiamo in guerra. Ok, ho capito forse. Abbiamo perso 3 sottomarini, ma gli abbiamo fondato una battleship, la Lion, 3 destroyer, una heavy cruiser e 2 light cruiser. Insomma, molto bene, non bene. Questi devono rientrare ai porti per riparazioni. Stiamo penetrando nel British Raj, questo è solo che un bene. Forse riusciamo a rompere lo stalemate nel quale ci siamo buttati. Sarebbe solo che bello. Allora, tu perché servite come il pane, muovetevi. Quante truppe sgambe abbiamo qua? Abbiamo poco. Allora, vediamo. Importato 32, questo lo possiamo ridurre. Importo 200 dello steel, lo possiamo ridurre. Se abbiamo più alluminio 48, niente, ok. In questa maniera abbiamo un po' più di fabbrichette per sistemare.
Cancella. Riformula l'attacco. Avanti che possiamo farcela. Ma i nostri amici del Neo Ottoman sì, fanno parte, perché cavolo non hanno... Vabbè. Sono problemi che mi riguardano, ma fino a un certo punto. Il vero problema semmai è che non riusciamo a prendere il controllo di zone che servirebbero a noi. Fondamentalmente stiamo andando avanti a combattere con, in un territorio che non è il nostro e che viene dato ad una fazione, una fazione che non è la nostra. Questa è la cosa più grave. Stati Uniti si stanno giustificando contro di noi. Aha. Mancano 9 giorni. Vediamo gli Stati Uniti che hanno ancora Roosevelt. Ok, perfetto. Noi dobbiamo riuscire a fare danni. Adesso qui sono completamente impazziti tutti. Yunnan è capitolato. Il rito ha annunciato che lo Yunnan è capitolato. Perfetto. Questo è solo una cosa positiva. L'Inghilterra ci sta dando tanto filo da torcere. Troppo filo da torcere. Hanno anche uno shore bombardment. Ah, ottimo. È la flotta del, la flotta dell'Unione dell'ex Unione Sovietica. Siamo in guerra col mondo e stiamo dando, non so per quale ragione, una mano ai tedeschi. Cioè noi stiamo conquistando dei territori che sono in mano ai tedeschi e non si sa il perché. Contenimento d'attrito. Ok. Infiltration in depth. Cioè, ma il Reich, tanto questi appena finiscono la guerra con il Reich,
Forse dovevo aspettare che finissero la guerra con Reich. Forse. Qualche cosa sarà pure a nostro vantaggio, non potrà sempre essere una cosa negativa, no? Anche se mi dice che devo stare attento. Da qualche parte penetreranno in attacco. E dovranno riassestarsi. Lì incominciamo immediatamente le operazioni di... L'aveva già fatto, porca miseria. Saltare e muoversi in avanti subito. Prendiamo il controllo. Poi... quello che devo togliere è questo. Riorganizziamo, vediamo se così riusciamo a fare qualcosa di più ottimale. Questi sono ancora in guerra, porca miseria, guarda te. Allora, dobbiamo fare attacchi mirati. Naval invasion. Allora, io devo create new fleet. No, c'era il bottone. Allora, questa flotta. Qui stiamo andando avanti. O stiamo battendo la fiacca? No, stiamo andando avanti. Come diamine fanno loro a muoversi così? Lo sanno solamente loro. E non è che la cosa mi faccia piacere.
questo qua. Vai, vattene da lì che non ti voglio. Ah, non ci vanno perché hanno paura di... Ok. Adesso spressiamo, prendiamo tutta questa zona. Mamma. Stiamo avendo un collasso. Loro sono tanti e noi non siamo abbastanza. Dicono che c'è una naval invasion, ma io non ci credo perché non la vedo. Quindi si arrangiano. Dai, porca miseria, ragazzi, sta diventando difficile da gestire. Vediamo, 97. Finalmente siamo riusciti a prendere su un porto. George Patton. Cioè, ma non è vero che non abbiamo i rifornimenti. Ce li abbiamo. Abbiamo qui la base. Cosa stai dicendo? Jet Tactical Bomber. Allora, nuova tecnologia. Andiamo a sviluppare. Quando non hai il ricordo di andare ad aggiornare determinate cose, questo è quello che ti succede. 65, 67. Abbiamo già finito tutti i nostri tank in surplus. Beh, però siamo riusciti a prendere il controllo delle loro zone. Questo è buono. Cavolo è successo? Perché qui non ho più i miei aerei? Che cavolo è successo ai miei aerei? Ho un'idea che qualcuno stia avendo grossi problemi a gestire il fronte. Chiedo loro che cavolo di tecnologie abbiano. Non sapere che le tecnologie a cui sono arrivati è brutto. Molto brutto.
Ancora siamo lì a combattere. Poi bello, come cavolo hanno fatto a passare se io ho le navi lì? Come cavolo hanno fatto a fare un'invasione se io ho le navi? Che fanno lo pattugliamento? Ma porca miseria. C'è qualcosa che in questo gioco quando vado mi lascia sempre più perplesso. Qui invece fronte ovest procede. Questi non hanno caccia nemici. Non ci sono caccia nemici, come cavolo è successo? Interdizione dei convogli. Offensiva sottomarina. Così abbiamo finito tutte le produzioni, va bene. E questo non va bene. Stiamo per avere una brutta sorpresa. Quella è brutta proprio. Ci hanno letteralmente mangiato a destra e a sinistra. Ma letteralmente. Ai ai ai. Abbiamo bisogno dei rifornimenti. Qui al fronte non ci possiamo muovere se prima non abbiamo altre forze. Patton si sta difendendo bene, però non abbiamo rifornimenti perché non abbiamo abbastanza unità che li portano. Vediamo cosa fanno. Delay, ok. Boh, abbiamo preso quello che dovevamo prendere, perfetto. Abbiamo più rifornimenti in arrivo. Da qui non riusciamo a sfondare. Non abbiamo più gli effetti for the Emperor. Va bene. Questo non va bene. Ovviamente. Abbiamo fronti troppo larghi, i nostri amici non ci stanno dando gli aiuti sperati. La guerra nelle Filippine sta perdurando più del necessario. Il Giappone ha già perso 440.000 uomini contro i 284.000 dell'impero britannico
e i 467.000 del British Raj. Allora, questo noi lo dobbiamo abbandonare perché non abbiamo nessuna possibilità. Tutte le truppe devono abbandonare immediatamente quella zona e si spostano. Non abbiamo possibilità di riuscita. Spostiamo più truppe sull'altro lato e potremmo farcela. Mi dispiace, ma a questo punto non c'è altra possibilità. L'unica cosa positiva è che gli inglesi si sono dovuti allungare per poter offrire più protezione. Guardate come si sforzano. Una cosa allucinante. So già che sono a 25 minuti, ho già dato un'occhiata. Solo che devo pensare a cosa fare. L'Iraq no, non mi interessa. No, non mi interessano le vostre unità così da 4 soldi, non mi interessano. No, sono unità di Marine, stanno facendo il loro dovere. Voglio fare il video finché non arriviamo a Manila, che è la cosa più ottimale che posso fare al momento. Vediamo. Sì, stiamo continuando, ok. Dai che prendiamo Manila. Tanti saluti al secchio, direi anche. Segniamo al Pacifico, queste unità. C'è stato un combattimento navale. Hanno perso un light cruiser. Ok. Se loro continuano a perdere unità, per me va bene. Anche perché se loro perdono unità, noi riusciamo ad avanzare. Andiamo un attimo a ovest come sta andando, perché io temo che il rapporto di forze è quasi equilibrato, quasi. Se solo avessi gli aerei. Vediamo, aggiorniamo. Cerchiamo di dare una mano importante a quell'attacco, va. So che stiamo andando oltre, ragazzi. Peace Conference. Ma che cacchio? Oh. Porca di quella.
Avanti, 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 cacchio, finché si può. Avanti. Oh mamma mia, questo è un disastro. Questa, ragazzi, è veramente è una cosa tristissima. West Germany si è unita agli alleati. Allora, owner, questo è un problema. Ho unità che sono completamente in esilio, ma vuol dire anche che non hanno rifornimenti. Questo è un disastro. Indietro, 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 indietro. Forza. La Repubblica Italiana. Porca miseria. Adesso è nata pure quella. Questo è un disastro. Mamma, mamma, che disastro. Ricollegate immediatamente. Dobbiamo ricollegare. Mamma, mamma, ti odio, gioco. Ti odio. Ti odio con tutto me stesso proprio. Ma guardate qua se può succedere una cosa del genere. Se ti do i territori te li cancella tutti. Ma vai a quel paese. Non tiene conto di determinate cose. Ma dai, ma questo è ridicolo. Guardate, adesso poi sono bloccato nell'autosaving. Ma va, che roba! Guarda che roba! Cosa mi tocca fare? Tutti. Sono tutti alleati contro di me. Tutti. Tutti. Iracheni anche, cioè, ma che idiozia, ma che cosa gli è venuto in mente, ma come fa una... Allora, mi sta bene che tutti siano contro di me, inteso, ma io quello che non capisco perché un'unità di territorio che tu hai preso devono diventare improvvisamente di un altro perché c'è stata una peace conference. Tu hai il controllo di quei territori, prima tu non puoi prendere della roba che è mia. Solamente perché è di un altro. Che adesso tanto ci sta mettendo tutti contro. Ma questo mi sta bene. Mi sta bene di perdere una partita. Soprattutto perché lo sapevo che erano diventati enormi.
Però cavolo, questo ti rovina completamente l'interità dei tuoi piani. L'interità. L'interità. Perché non è che ti dà una, la possibilità di reagire. No, non te la dà, non te la dà. Ti dà, ti prende per il culo. Questa è una presa per il culo, ragazzi. Questa è una presa per il culo. Questa è una presa per il culo. Bella e buona. Questa è una presa per il culo, bella e buona. A me non va. Io mi sento veramente insultato. Tu cerchi di fare le cose nella maniera giusta e questo è il risultato. Va bene. Ne prendiamo atto. Se è così che il gioco vuole essere giocato, non posso far niente. Pessima AI, ma qui ci sono dei problemi anche belli grossi. Lo sanno i nostri amici della Paradox. E spero che li sistemeranno il più presto possibile. Perché al momento attuale così non va. Guardate come stiamo soffrendo nel tentativo di riuscire a salvarci un'armata. Cioè non tanto il... adesso che cosa fai? No, intanto cosa fai? Un par di scatole. Questo è un disastro. Guardate che roba. Guardate che roba. Cioè. Ah, io son veramente basito. Ma basito, ma perché non può veramente esistere una idiozia del genere. Questo è completamente fuori da ogni buon senso. Qualsiasi. Completamente in balia degli eventi, completamente. Come fai? Qua sono in guerra con noi, tu lo sai? Sì, sono in guerra con noi. La Jugoslavia è capitolata.
Sì, ma non c'è un corridoio, non riusciamo a garantire un corridoio. Cioè, guarda che roba, 9. 27. Questi con il trattato di pace che hanno avuto con la Germania ci hanno letteralmente distrutto un'intera armata. Rovinata! Rovinato un intero game, rovinato. E se hai fatto le scelte sbagliate mi sta bene. Così no. Questa è una presa in giro. Questa è una presa in giro, non mi piace. Non mi piace per niente. Sono 40 minuti in attesa di sapere che cosa devo fare. A me sta bene perdere, ma mi sta bene perdere quando ho troppi nemici contro, quando faccio un'idiozia. Questa non è un'idiozia mia. Questa non è un'idiozia mia. Questa è una presa in giro. Questa è una presa in giro, una maledetta presa in giro. Guardate che roba. I fornimenti non li posso portare. Non posso portare niente. Sono lungo un'intera striscia di terra che non si sa che cosa cavolo è. Con degli alleati che non combattono e non spingono. Ma mi dispiace proprio. Sono veramente amareggiato. L'Estonia è capitolata. Wow, che bella sorpresa. Bella sorpresa, congratulazioni. Non abbiamo abbastanza truppe per far tutto. Non abbiamo i rifornimenti. Adesso voglio vedere che cosa succede. Vado avanti a registrare fin tanto che non vedo un possibile spiraglio o il fallimento completo dell'operazione. Comunque sia, Manila quando cade interrompe. Qui stiamo facendo i danni agli inglesi per il commercio, ma niente di più. Il neo impero ottomano è capitolato, quindi non abbiamo più gli stretti dei Dardanelli.
Manila è caduta. Manila è caduta. Adesso aspetto le 24. Bene. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Io adesso non so quanto andrà ancora avanti la campagna, perché mi ha letteralmente dato un problema non previsto. Non me lo aspettavo, un'azione del genere. E in questo momento mi ritrovo a dover decidere che cosa fare. Perché la parte che io ho di interesse in questo momento sta completamente andando a quel paese. Aspettiamo le 24 e poi blocco. Veramente una delusione cocente questa, ma da parte dell'intelligenza artificiale, di come gestisce i rapporti diplomatici, perché è quello il vero problema. Effettivamente in questa maniera lui mi ha tagliato fuori tutte le mie unità. Così. E ha deciso che le mie unità non servivano più al suo... per le sue necessità, e quindi tanti saluti. Vabbè, ok, se ti piace giocare così, gioco, va bene, ma a me no. Perché così tu mi hai mandato al diavolo un'intera campagna. Niente ragazzi, io adesso interrompo. Come potete sentire, mi stanno girando altamente le scatole, perché per i motivi che ho già detto prima non voglio ripetermi. E ci vediamo per il prossimo episodio di Hearts of Iron 4 Kaigun, sperando che non sia quello in cui devo annullare tutto. Ciao a tutti.